Ciao e benvenuto in questo corso di fotogrammetria della piattaforma GoForm a cura di Jack Software. Io sono Paolo Corradeghini e sarò il tuo docente per questo corso. Anche se in questo periodo storico c'è una grandissima diffusione di droni, tutto parte dai principi classici della fotogrammetria tradizionale. Li vedremo in questo corso, li vedremo insieme a altre tecniche e a tutto quello che ruota intorno all'acquisizione di immagini del territorio e alla riproduzione digitale delle porzioni di, ter di territorio rilevate con le tecniche fotogrammetriche. Vediamo il programma di questo corso. Il corso si articolerà in sei capitoli. Nel primo capitolo ti parlerò dei principi della fotogrammetria con particolare attenzione al principio base della fotogrammetria, cioè quello su cui fa perno tutto il sistema fotogrammetrico. Non te lo voglio svelare, ne parleremo veramente a breve. Nella prima parte parleremo anche di quali sono i vantaggi della fotogrammetria se paragonati ad altre tecniche di rilievo tradizionale, come i rilievi a terra celerimetrici, ad esempio, con la stazione totale. Nel secondo capitolo parleremo degli strumenti che si utilizzano per fare fotogrammetria parleremo di fotocamere, parleremo di strumenti particolari che si chiamano restitutori, parleremo di altri strumenti che si chiamano stereoscopi, insomma parleremo di tutto quello che è necessario manovrare, maneggiare e saper utilizzare all'interno del processo fotogrammetrico. Nel capitolo 3 e 4 parleremo delle due principali aree in cui la fotogrammetria si muove, la fotogrammetria aerea, o aerofotogrammetria e la fotogrammetria terrestre. Non ti svelo niente, ma ti anticipo che la fotogrammetria può essere fatta sia con fotocamera che è a terra insieme all'operatore e quindi fotografa elementi, oggetti che sono abbastanza vicini dalla fotocamera e sono tipicamente antropici, quindi non sono elementi naturali. La fotogrammetria aerea, ovvero la, o la, foto, la aerofotogrammetria, Prevede che operatore e fotocamera siano montati su un mezzo aereo che riprende vaste porzioni di territorio per mappare e cartografarle in seconda battuta nella fase di analisi, orientamento e restituzione di cui poi vedremo in seguito. Capitolo 5 e il capitolo 6 riguardano le fasi di trattamento dei dati, ovvero delle, ossia delle immagini, che vengono acquisiti durante la presa fotografica. La fase 5, il capitolo 5 parla dell'orientamento, il capitolo 6 parla della restituzione, per arrivare a vedere quali sono in output i risultati che vengono generati dal processo di rilievo fotogrammetrico.